Solitamente ci rimane più facile, o forse comodo, accettare e approvare solo ciò che condividiamo, invece quello che non ci piace lo contrastiamo. A questo servono le ideologie, sempre intese come visione del mondo. Prima di avvicinarmi a questo oggetto che è la società in tutta la sua complessità, irrisolvibile anche, ma prima di avvicinarmi io devo imparare a conoscerla. Non la posso buttare in acqua semplicemente perché tutti nuotano. Mi butto in acqua quando ho imparato a nuotare, oppure ci entro piano piano. Le ideologie, e utilizzo questo termine non nel senso dell'ideologia marxista, che è stata un'ideologia fondamentale, un insieme anche di visioni dei punti di vista importanti, fondamentali, che quantomeno hanno rovesciato la società dicendo attenzione, cioè quelli che stanno sotto non sono dei schiavi, non vivono una condizione di inferiorità, ma non perché siano inferiori, ma perché sono messi in una condizione di subalternità. Per cui queste persone, noi dobbiamo andare verso una società dove non ci stanno più persone che vivono in una situazione di egemonia, persone che vivono in una situazione di subalternità, ma una società dove tutti vivono allo stesso livello. Però non è questa società, è quella che dobbiamo costruire. Per cui l'individuo, con questo punto di vista, dice costruiamola, non è quella nella quale io vivo. E non mi posso comportare come se il mondo fosse così, visto che il mondo non è così. E non è così a mille livelli, non è così nel mio quartiere, perché nel mio quartiere io vivo una situazione dove ci sono persone più ricche, più forti, persone più deboli, più povere, nel mio quartiere. Figuriamoci nella mia città, nella mia nazione, nell'Europa nella quale viviamo, nel mondo a livello planetario. Allora, se noi pensiamo che la società sia già una società democratica, orizzontale, noi possiamo pure pensare, tanto che ci frega, noi viviamo in Italia, abbiamo la corrente elettrica, l'acqua calda, un documento in tasca, morì proprio di fame, sì, vabbè, vai in mezzo a una strada, ma non muori di fame. È più facile che muori perché sei depresso e ti butti da un ponte, piuttosto che morire di fame. In Africa no, ci sono i bambini e muoiono di fame, non perché sono depressi e si buttano da un ponte, ma perché devono fare 20 km per prendere una tanica d'acqua e forse quando arrivano è pure inquinata. E allora se io penso che la società sia orizzontale, mi sto facendo i cavoli miei, me ne frego le persone che stanno molto peggio di me, mi accanisco contro quelli che stanno meglio, ma mi accanisco così appunto in maniera molto blanda e alla fine quello che forse realizzerò è che io arriverò a prendere il potere in questa società, che comunque è una società infame nei confronti del resto del mondo. Per questo dico, a cosa mi serve l'ideologia? L'ideologia mi ricorda che per fare devo imparare a fare, e non è che faccio e basta, perché se faccio senza saper fare, faccio solo danni. 10 anni fa tutti andavano a lavorare in fabbrica. Adesso che le fabbriche chiudono, chi è chiuso, chi stenta a sopravvivere, adesso c'è il famoso ritorno all'agricoltura, tutti che sono contadini, sono pronti e sono già pronti a seminare, a fare. Molte competenze non sono andate perse, però molto spesso sì. Però sai, pure quello lì è un problema storico, è stata un'infatuazione, da questo punto di vista è stata anche un'infatuazione marxista nei confronti della produzione industriale, anche perché si pensava che all'interno della fabbrica fosse più facile, anzi fosse proprio il luogo idoneo per mettere insieme le persone, per sviluppare coscienze e quindi per attivare un movimento che portasse alla rivoluzione, che invece in una civiltà contadina non era possibile. Poi non è stato neanche così, perché la rivoluzione russa c'è stata in Russia, insomma, non c'è stata in Inghilterra, che era molto più industrializzata. Per cui diciamo ci sono state anche delle infatuazioni che hanno le loro motivazioni storiche, insomma. La grande capacità della Chiesa, cioè la religione cattolica è una grande ideologia, è una visione del mondo che se tu la segui raggiungi ogni livello della tua vita. Per cui pensare che quando diamo ragione a quelli che dicono le ideologie non ci stanno più, perché porca miseria, c'è stato un conflitto tra religioni pazzesco, adesso è diventato, cioè, Presidente, il capo di Stato in India è un fascista induista. Noi ci abbiamo, e lì ci sono più di 1 miliardo di persone che verranno governate con quei principi politico-religiosi ideologici. Non esistono più le ideologie. Lo Stato dove ci stanno 1,5 miliardi di persone, che è la Cina, cioè è uno Stato comunista, che è riuscito nel tempo a mettere insieme il comunismo col capitalismo. Il capitalismo americano non è un'ideologia. Per cui voglio dire, ci stanno queste visioni del mondo totalizzanti perché ce ne abbiamo bisogno. All'interno di queste visioni totalizzanti ci abbiamo bisogno poi anche di prenderci il nostro spazio, ma ci abbiamo bisogno di prenderci spazio all'interno
da una visione del mondo. All'esterno della visione del mondo, se non c'è la visione, alla fine è possibile che non ci sia più neanche il mondo.